Bentornati in studio. Noi a questo punto ci spostiamo in Piazza Grande perché in collegamento c'è la nostra Ilaria Vanni per approfondire una questione decisamente calda, ovvero le polemiche in merito ai tavolini appunto in Piazza Grande. Linea a te, Ilaria. Sì, buongiorno Maria Stella, noi ci troviamo qui in Piazza Grande e i nostri ristoratori si stanno preparando per un altro pranzo all'aperto, ma non vogliamo parlare di questo oggi, ma di quello che hai accennato tu, ovvero alla richiesta che è arrivata anche prima delle riaperture da parte del Comune attraverso una PEC circa l'utilizzo del mattonato di Piazza Grande per i tavolini che vengono posti quindi dai vari ristoratori proprio per utilizzare più spazio possibile. Abbiamo con noi Marzia Burroni, una dei titolari dei ristoranti qui di Piazza Grande delle Logge Vasari. Questo pomeriggio ci sarà proprio un incontro per parlare di questo. Questo pomeriggio ci sarà un incontro con l'amministrazione comunale in cui ci verranno illustrate le loro proposte e spero che in questa occasione ascoltano anche le nostre esigenze. Questo è un momento difficile, si sa, per tutti. Siamo reduci da un anno di Covid, quindi abbiamo sulle spalle una serie di problematiche per il lavoro, per tutti i dipendenti che abbiamo. Quindi noi siamo pronti ad ascoltare sicuramente le loro richieste, però ci piacerebbe che ascoltassero anche le nostre esigenze, perché siamo qui. E chiaramente vorremmo avere più spazi perché la gente deve stare fuori, non può restare all'interno, non possiamo accogliere le persone all'interno, quindi non possiamo fare nemmeno cerimonie, e anche questo è un punto negativo per la nostra attività. Siamo abituati ormai da anni a fare cerimonie, piccole comunioni, eventi, piccoli matrimoni, e purtroppo non possiamo fare niente. Ecco, spostiamoci nel mattonato dove voi avete posizionato, come tutti gli altri ristoratori, appunto i vostri tavolini per riuscire a fare più coperti possibile mantenendo le distanze di sicurezza. Ecco, cosa significherebbe per voi in questo momento privarvi di questo spazio? Privarci di questo spazio per noi non è una cosa che ci fa piacere, anche perché abbiamo l'entrata qui, l'accesso al ristorante, quindi vuol dire che qui i tavoli davanti non li possiamo mettere. E gli spazi sono più ristretti e c'è meno spazio, cioè le persone devono stare larghe, però in questo momento, avendo meno spazio, ci riducono anche i coperti sicuramente. Non si può fare anche il servizio bar che abbiamo cominciato un po' a fare dall'anno scorso. Sicuramente ci sarà da cambiare tante cose, da cambiare gli arredi, da fare delle cose un pochino diverse, più eleganti sicuramente, però ecco, un pochino più di spazio. Non chiediamo tutto il mattonato, ma almeno una piccola parte, almeno per quest'anno, perché proprio siamo reduci da questo periodo, ci farebbe piacere. Grazie a Marzia Burroni. Noi ci spostiamo in un'altra parte della piazza, Maria Stella, perché vorrei insieme a te ascoltare l'opinione anche di altri ristoratori. Ci sta aspettando Luca Scoscini per sentire anche da parte sua quali sono le problematiche che emergerebbero da questo cambio repentino dell'uso della piazza. Buongiorno Luca. Eccoci, per voi cosa significherebbe privarvi di questo spazio del mattonato di Piazza Grande? Ma io non, ancora sinceramente non saprei, ma credo che i metri che ci hanno dato nel mattonato ce li dovrebbero ridare nel grigio, quindi non vedo il grosso problema. L'importante è sapere dove dobbiamo metterli, e il Comune, ringraziamo naturalmente il Comune che ci dà la possibilità di ampliare il nostro spazio pubblico. Quindi ecco, secondo lei in qualche modo dovreste riuscire comunque a trovare spazio anche se non è possibile utilizzare il mattonato rosso della piazza? Ma da quello che ho potuto vedere nella PEC che abbiamo ricevuto dal Comune, che era in pratica dove potevamo
mettere i tavoli, dovremmo metterli nel grigio anziché nel rosso, quindi stare al limite della piazza, ma i metri che noi occupiamo nel rosso dovrebbero essere i soliti che occupiamo nel grigio, quindi non vedo il problema. L'unico problema, secondo me, che può porsi è il fatto del distanziamento, visto che più distanti siamo e meglio è, non vedo perché, anziché diciamo distanziare, ci sarebbe la strada che dà diciamo più aria per poi entrare nel mattonato, anche se, ripeto, i metri sono i soliti, invece qui sarebbe tutto raggruppato. Per il servizio nostro forse potrebbe essere anche migliore, perché è più vicino, la piazza è in discesa, qui sarebbe più in piano. Ci sono dei pro e dei contro, però vediamo quello che ci diranno di fare, quello che faremo. Bene, Stella, vuoi porre anche tu qualche domanda al nostro ristoratore che si è prestato, ecco, a questa intervista? Beh, Ilaria, no, anche perché vediamo un po' quello che poi verrà fuori da questo incontro. Poi vi aggiorneremo nel corso della giornata, perché di fatto sarà un incontro poi risolutivo, quello di oggi pomeriggio, giusto? Sì, infatti anche noi seguiremo, insomma, anche attraverso le nostre telecamere, ecco, i colleghi, questo incontro, certo, di oggi pomeriggio, per darvi anche poi la decisione finale sull'utilizzo di questa piazza, che ormai lo sappiamo, insomma, nel fine settimana soprattutto è diventata un bel punto di riferimento per giovani e adulti, insomma è diventata davvero un bel punto di ritrovo. Quindi grazie davvero ai nostri ristoratori che ci hanno spiegato un po' la situazione. Io ti restituisco la linea e auguro un buon proseguimento a tutti i nostri telespettatori. Grazie Ilaria e grazie ovviamente anche ai due ristoratori che, appunto, come hai detto tu, si sono prestati per spiegarci la situazione. Adesso noi ci andiamo a vedere lo spuntino di Riccardo Ciccarelli, che ci parla del primo marketplace del Casentino e che si chiama appunto Destination Casentino.